un meccanismo positivo verso il settore. Credo che ci sia ancora tantissimo da fare. Avete citato prima un tema cruciale che è questo delle terre. Riconosco a Regione Lazio di aver fatto una delle mosse più utili e più interessanti dopo quella di altre regioni ed è stata veramente una buona pratica che ha fatto scaldare un po' i motori anche del Ministero, perché dopo l'iniziativa che avete assunto voi, io mi sono impuntato sul pezzo che più riguarda diciamo, le politiche nazionali. Avevamo da gestire una delega in relazione allo sblocco con l'Agenzia del Demanio di una parte dei terreni di diretta proprietà degli enti del Ministero, CRA per capirci, CRA. E altri enti abbiamo fatto la ricognizione, abbiamo fatto la convenzione con l'Agenzia del Demanio. Tra pochi giorni noi saremo nelle condizioni di mettere in circuito 5.000 ettari su tutto il territorio nazionale. Sono 7.000 campi da calcio, ho fatto il Tutti in conto. fila? Tutti in fila. È tanto, è poco, non lo so, però è la prima volta che anche sul versante nazionale un ministero sblocca definitivamente questa operazione e le mette in circuito. Poi non è tutto, ripeto, però insomma iniziano a essere un po' di cose concrete che vanno nel senso delle cose che anche tu giustamente ci dicevi prima. Grazie. Beh. Insomma, 140 giorni, poi insomma, quando ci si confronta con i tempi dell'agricoltura, no? Invece si misurano in decenni, come ci insegnano nello scrivere i bandi gli agricoltori, invece già dei risultati importanti. A bruciapelo, Ministro, valorizzazione, visto che si è creato mentre arrivavi il dibattito sul palco, valorizzazione che passi dall'assegnazione appunto piuttosto che dalla vendita, è un cruccio che noi abbiamo, no? E il commissario Rosati dice, vabbè, la valorizzazione quando. Esatto, i commissari stanno La funzionando, categoria dei diciamo. commissari è importante. E, tra l'altro, l'Arsia fa parte di quelle poltrone che noi abbiamo tagliato, no, Antonio? Le 54 che con il collegato che abbiamo appena approvato in aula abbiamo tagliato. Tra l'altro, abbiamo efficientato, come dire, ridotto ad amministratore unico anche l'agenzia Arsia. Però dicevo, terre come bene finito, terre come bene non riproducibile, voi siete alle prese come noi altri, peraltro, ecco, registro anche questo che per noi che abbiamo ereditato 22 miliardi di debiti, i fondi europei sono la manovra finanziaria di questa legislatura, inevitabilmente è da lì che noi costruiremo, se siamo bravi, il Lazio, il nuovo Lazio che abbiamo in mente. Però dicevo, come si dirime questa questione? Perché voi siete, come tutti i governi in questa fase, alle prese con i patti, con appunto lo zero virgola, la compatibilità, i tagli, eccetera, eccetera. È possibile, secondo te, definire una volta e per tutte che le terre non possono essere trattate come altri ben disponibili? Che so, i palazzi, gli immobili, persino i palazzi storici ogni tanto ci spingiamo a dire nelle nostre riunioni operative. Questa è una questione di grandissima importanza e la cosa che penso io è questa. Intanto bisogna che qui veramente il lavoro di squadra tra le istituzioni faccia un salto di qualità, perché nella tutela della terra come bene primario ci può stare, anzi è fondamentale che il Parlamento concluda, come diceva prima Sani, l'operazione sulla legge nazionale per la tutela del suolo. Però noi dobbiamo sapere che non basta, secondo me, un impianto legislativo nazionale nuovo, per quanto sarà innovativo e utile, per garantire che poi si faccia veramente nella quotidianità un utilizzo diverso della terra, soprattutto in alcune regioni, come bene primario. Non basta, perché abbiamo visto in tante regioni, vi parlo della mia, dove i tassi di, come dire, urbanizzazione e anche di stravolgimento del tessuto ambientale e territoriale in questi anni sono stati clamorosi. Avevamo, dal punto di vista della legislazione anche regionale, probabilmente, non dico tutte le leve, ma ragionevolmente avevamo lì gli strumenti per, come dire, segnalare sulla carta che si gestivano queste situazioni. In realtà non si sono gestite. Perché nella dinamica anche di rapporti tra istituzioni differenti, comune, provincia, regione, Certo.
sono partite tante delle dinamiche più devastanti di, come dire, di gestione del territorio. Quindi, ok, nostro obiettivo fondamentale dal lato del governo nazionale e della discussione nazionale è sicuramente portare a casa la prima vera legge di tutela del suolo agricolo in Italia e quindi partire di lì. Ma dobbiamo anche sapere che questa operazione qui o è un'operazione concertata fra tutte le istituzioni, quindi ci sta lo sviluppo delle politiche regionali su questo, ci sta la maturazione anche in ambito comunale di spazi di iniziativa nuovi, oppure noi non ce la facciamo, anche perché la verità è che se uno guarda questa vicenda dal punto di vista nazionale si accorge che in realtà l'Italia è al plurale davvero. Sono diverse Italie, molto complicate, molto diverse fra loro. Quindi, secondo me, sì ad un'operazione nazionale, ma poi anche grande capacità, ad esempio per il PD, in ogni territorio, di gestire e di trovare gli strumenti giusti. Perché non è la stessa cosa fare l'operazione nel Lazio o in Lombardia o in Puglia, dove in questi anni si sono fatte delle cose molto interessanti, in Sicilia. Non è proprio la stessa cosa, quindi io questa riflessione la sento anche perché poi ad esempio la materia, le politiche agricole sono allo stato attuale delle cose politiche molto orientate alle competenze regionali e questo è un punto decisivo anche nello sviluppo del progetto complessivo che poi possiamo maturare sull'agricoltura italiana, questo è un punto fondamentale. Dopo chiudiamo col Ministro e con l'Expo perché vorremmo capire insomma se... Non lo dico subito, lo dico dopo dell'Expo. Torniamo alla concretezza con Carlo Patacconi, io devo rubarti il microfono per girarlo dall'altra parte, perché insomma, appunto, giustamente Martina diceva sono poi le regioni, no, che hanno in mano, a partire dalla programmazione europea, ma ancora di più con le vicende che abbiamo provato a raccontare del bando, e i grandi dibattiti che intorno a questo si scatenano. Allora ti chiedo, visto che poi nella prossimità delle relazioni, della concertazione sacrosanta, ci ritroviamo anche a confrontarci su questo, le anche diversità di accenti, la gelosia di chi c'era e di chi deve subentrare, la staffetta generazionale che vista dall'altra parte, no, della medaglia, invece il contrasto, il conflitto fra i giovani e i vecchi, perché i giovani devono avere gli affitti agevolati come da bando Arsial e chi è già sulle terre magari paga il doppio di quel canone, come si dirime questa vicenda? Perché poi o si fa l'alleanza anche con le parti oppure difficilmente questi strumenti, per quanto virtuoso sia il governo, per quante virtuose le regioni, possono poi camminare con le loro gambe. Allora, tu dicevi che c'era tanta sintonia, vediamo se la rompiamo un po' di sintonia, no? Così magari diventano alcune cose più... La questione del giovani e vecchi non si pone in linea generale, no? È normale che i giovani subentrino ai vecchi, ma questo vale in agricoltura, vale per le altre robe. Il problema è quando in agricoltura devono nascere nuove aziende giovani, no? E far nascere un'azienda giovane non è proprio una passeggiata, diciamo così, no? Ci vogliono intanto ci vuole la terra, poi ci vogliono risorse per farla nascere. A me sembra molto complesso e molto complicato, anche con gli strumenti che si sono messi in campo, secondo me non bastano, cioè lo vedremo nei prossimi mesi, diciamo così, no? Nel senso che probabilmente bisogna andare un po' oltre. Diciamo le cose che ci piacciono, no? Ci piace quando ci dice non basta il consumo di suolo, perché mi pare che ormai in linea generale, no, abbiamo trovato una comunità di intenti, diciamo, da questo punto di vista. Poi bisogna che questo si realizzi nel senso proprio del termine. Qui a Roma potremmo dire, vabbè, noi siamo a Roma, qua è una situazione molto particolare, però quindi, molte criticità troviamo e troveremo nei prossimi anni. Ci piacerebbe una roba in cui si dice la terra non si vende, no? Lo diceva Ferruzzi, il vecchio Ferruzzi, la terra non si vende, non se ne fabbrica altra, no? È vero che era Ferruzzi e lo diceva, però lo diciamo anche noi, la terra non si vende, no? Le terre pubbliche non si vendono, devono essere utilizzate. Cioè, intanto perché comunque far cassa, io sfido chiunque sia, anche da un economista, che cosa porterete a casa vendendo la terra? L'altra è chi la compra la terra. Io sfido di nuovo a dire che saranno i soggetti agricoli che compreranno le terre agricole.
o saranno soggetti che fanno investimento in agricoltura e dopo bisogna vedere se la terra sarà utilizzata per fare occupazione, investimenti, lavoro. Perché oggi le aziende agricole, chiedo chi faccia agricoltura per davvero, che abbia le risorse per fare investimenti, per comprare la terra e per farci sopra gli investimenti, va allo stesso ragionamento dei giovani. Io sfido che questo sarà possibile. Una delle cose che volevamo chiedere al Ministro Martina è appunto di questo censimento del Ministero, se appunto sarebbe uscito, sarebbe stato, usciva. Il problema appunto è, esce per farne cosa? Esce per aprire un grande piano? Ci piace tantissimo la Banca della Terra, mo, i toscani come sempre, come si dice, stanno sempre davanti, mannaggia, però come si dice, per un verso è bene, no? Nel senso, almeno, voglio dire, no? Nel senso, Marta lo diceva benissimo prima, no? Quindi da fare, ma quindi quelle terre faranno parte di questa ipotesi di Banca della Terra o saranno messe in vendita per fare cassa? A noi piacerebbe che sia questo grande piano, diciamo, no, di rilancio dell'agricoltura, di occupazione dei giovani, appunto se uno vede le domande presentate sulle aree di Arsial come sulle quattro aree del bando del Comune di Roma, che c'è un'attenzione che è, io direi, anche esagerata, diciamo così, no? Mi tocca però, quando dico io, non si vende, però bisogna utilizzarle bene, utilizzarle a fondo, fare investimenti. Noi abbiamo un grande banco di prova qui a Roma e nel Lazio, che sono le aziende pubbliche Castel di Guida e Cavaliere. O riusciamo a dire, fermare quella, cioè definire, c'è il commissario De Arsial, è vero che comunque non è lui in prima persona, però diciamo in qualche modo rappresenta l'istituzione, diciamo così, no? Definire la vicenda del ritorno in proprietà delle aziende. E questa è una questione di cui non si pone. Il problema è che non devono tornare per vendere, c'è tutta la vicenda che è stata in Consiglio regionale sulla vendita delle terre, che forse ci piacerebbe pensare che è una vicenda finita, dove non ci rimettiamo mano tra qualche giorno. Chi non lo sapesse, non le abbiamo vendute, per ora. Per ora. Quindi, ma non ci basta che non si siano vendute per ora, noi vogliamo che sia un grande polo di sviluppo. Castel di Guido deve smettere con la gestione attuale da parte del Comune di Roma intanto di far rimettere alla città, a tutti noi, dai 2 ai 3 milioni di euro l'anno per fare pochissimo lavoro, niente investimenti. Parliamo di aziende, per chi non lo sapesse, per il Ministro e per il Presidente della Commissione Agricoltura, di aziende che vanno oltre 2000 ettari di superficie, bellissime, certo sono vicino all'aeroporto di Fiumicino, vicino a Maccarese, come dire, ma un posto che è non bello, di più. Quindi noi prendiamo, vogliamo che si realizzi un grande bando anche qua di gestione da parte di un consorzio pubblico privato che metta reddito, che faccia tornare a essere quelle aziende un polmone di sviluppo complessivamente per l'economia romana e laziale, biologiche tra l'altro, diciamo così, no? Siccome non credo che dopo mi toccherà, voglio fare due questioni al Ministro. Parleremo di Expo. Interpreto in qualche modo la parte agricola, diciamo, almeno qui sul palco mi tocca per forza, ma gli agricoli in senso stretto del termine con Expo ci azzeccano qualcosa? Perché noi ascoltiamo così, ascoltiamo poco e male sinceramente, e quindi che cosa sarà Expo per l'agricoltura? Speriamo che non sia una fiera di paese. Spesso, Ministro, facciamo delle cose in giro per il mondo che chi lo vede da lontano, se andiamo, sono stato ultimamente alla fiera di Norimberga del biologico, gli altri grandi paesi stanno sotto un cappello che si chiama Francia, Spagna, no? Noi siamo sparpagliati in tutti i posti della fiera in modo spesso sconclusionato, cioè se uno lo vuole trovare, a volte è complicato pure farti, cioè non solo tu farti vedere, ma con altri pure farti trovare. A Expo sarà pure così? No, c'è stato il palazzo, ma andremo a rappresentare che cosa? E ripeto, e gli agricoli, visto che parliamo di alimentazione, cioè ci piacerebbe che qualcuno domandasse anche, non soltanto alle organizzazioni professionali, probabilmente, che avranno il loro ruolo e ci mancherebbe altro, no? Ma nella concretezza che cosa andremo a fare là? E l'altra parte era, mi dicevano in qualche modo di rappresentare questa situazione con il semestre europeo, tutti quanti diciamo ci
diamo grandi aspettative, no? Tutti ne abbiamo, l'agricoltura non, è come dire a Roma, il comune più grande d'Europa, il bilancio comunitario è fatto per